Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Creto Festival, in compagnia della presidente dell'associazione La Piazza, che è appunto la promotrice del Creto Festival, in una cornice diciamo un po' ridotta, ma sempre presente e sempre per il risveglio del borgo. Io volevo chiederti, Carola, poco fa c'è stato l'apertura, il dibattito, e ovviamente per ragioni un po' contingenti si è discusso proprio sulla fattibilità, perché ci sono case ovviamente che hanno problemi di agibilità ed è giusto che insomma si mettano in sicurezza, però è anche giusto che non debbano pesare soltanto su un'associazione ma sia magari l'amministrazione comunale, la regione, non so adesso come funzioni. Tu hai detto che comunque dovremmo essere tutti a rimanere qui e a fare in modo che Creto possa rivivere. Nel senso che chi ha deciso di restare, chi ha deciso di operare sul territorio, non l'ha fatto perché non ha le capacità da dimostrare al di fuori delle mura di casa, ma perché vuole mettere in pratica le proprie capacità su questo territorio, sul territorio da cui è nato. E se noi abbiamo queste capacità, se siamo quelli che siamo, è proprio grazie a questo borgo. Lasciarlo all'indifferenza, all'incuria, sarebbe anche poco rispettoso e coerente nel nostro progetto di vita. Tra l'altro tu hai detto che l'associazione La Piazza è riuscita per esempio a realizzare la prima biblioteca all'interno di Creto, come tanti altri progetti. Io penso per esempio al trekking urbano, penso a tanti contesti come Fotocunti, ma ce ne sono state tantissime cose che sono state fatte in questo piccolo borgo, che ha attirato persone da fuori Creto e quindi li ha fatti innamorare di Creto. Io per esempio mi sono trasferito qua, vabbè, ma questo lasciamo stare, però tante persone hanno ammirato un borgo bellissimo che altrimenti si sarebbe spopolato, e comunque invece voi fate in modo di remare contro quello che è insomma lo spopolamento di tutti questi borghi, che invece non lasciate disperdere. E noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni a quelle che sono le problematiche. Noi siamo certi che abbiamo dei limiti, da soli non arriviamo da nessuna parte, però siamo anche convinti che delle piccole gocce, l'essere presente quotidianamente sul territorio può cambiare davvero qualcosa. Noi non vogliamo un paese turistico legato, non so, al mare, alla spiaggia, vogliamo un turismo culturale legato a quelle che sono le nostre leggende, a quelle che sono le tradizioni. Creto da questo punto di vista è ricco, dobbiamo soltanto scoprire e indagare su queste ricchezze. Solo così riusciamo davvero non solo a creare associazionismo ma anche a trovare dei lavori, perché il festival, siamo chiari, negli ultimi anni ha fatto in modo che molti privati ristrutturassero case, sono nati dei piccoli B&B, sono nate delle ristorazioni. Non penso che sia grazie al festival, ma sicuramente è un input molto importante. Diciamo che è riappropriarsi del territorio. Voi invece te lo posso dire, voi fate girare l'economia, perché comunque almeno in questi tre giorni c'è un lavorio dietro, prima e durante e anche dopo, perché è anche stato, penso, la ragione che vi ha fatto scegliere di farlo il Creto Festival anche in maniera ridotta, perché è un appuntamento fisso non solo per i calabresi, ma tutti sappiamo che il Creto Festival ormai è conosciuto in tutta Italia e addirittura anche all'estero. Tra l'altro è presente pure su una guida che è stata pubblicata, mi pare, sul Quotidiano qualche giorno fa, quindi siete veramente, veramente oltre oceano. Siamo diventati una sorta di punto di riferimento. Alcuni ci chiedono: ma come avete fatto? In realtà non abbiamo fatto nulla di che, è il paese che ha fatto tutto, le proprie bellezze, le sue ricette, tutta quella che è la tradizione anche storica, culinaria di questo borgo. Noi abbiamo solo dato del nostro, abbiamo acceso quella scintilla che era lì nascosta. Una cosa che mi preme sottolineare è il tema di quest'anno ed è un po' ripercorre un po' quella che è la storia di tutti i borghi, i risvegli. Noi stiamo cercando che questo borgo si tolga da una sorta di sonno profondo e possa così davvero vivere quelle che sono le sue bellezze.